Salve a tutti ragazzi, e eccoci al video numero 60, come al solito. Un attimo, come tortezza. Come al solito sono video speciali, quindi stavolta anziché registrarlo seduto comodamente in camera mia, voglio farlo mentre cammino. E come video numero 60 voglio spiegarvi, spero che la mia voce si senta bene col casino della macchina, tanto ci sono i piccioni più tranquilli del mondo, spero di non ucciderli. No, di poco, però li ho quasi ammazzati. Perché ti chiami Radori 7? Che senso ha? Che cacchio di nome è? Niente, molto semplicemente, io e il mio amico Stefano, e spero che guardi questo video, tanti anni fa, quando prima addirittura che cominciasse Naruto Shippuden, ci chiedevamo: ma alla fine, ma come finirà Naruto? E noi, vabbè, dai, forse, sai, Naruto e Sasuke alla fine si riallenano, come effettivamente sta succedendo, credo, e battono un nemico qualsiasi, boh, chi è? Ma come fanno? Come fanno? Vabbè, uniscono Rasengan e Chidori, faranno il Chisengan, no, era brutto come nome, allora Radori. E niente, ci è venuto sto nome, noi tutta l'estate facciamo il Radori. E la capivamo solo noi. E niente, quindi Radori, poi 7, vabbè, perché è il mio numero fortunato, allora ho detto magari mi porta bene nel canale. E basta, questo era perché mi chiamo Radori 7, ringrazio anche la cameraman che mi sta aiutando nel video. Saluta. Ciao. Ok, è lei. E niente ragazzi, con questo vi saluto, ci si vede ad un prossimo video, non so che cosa sarà, adesso è estate quindi ne carico magari un pochino di meno, non so quando uscirà questo, ma saranno sicuramente di meno, e probabilmente però sarà un cose a caso, visto che tanto che non lo faccio. Basta. Ma anche il TG niente di nuovo, dai. Ma il TG lo devo scrivere, c'ho già una battuta pronta, poi oggi con Ray Folle ci mettiamo d'accordo sulle altre. Oggi viene a trovare il caro Ray Folle. Poi dai. Dovrò nominarlo in un altro video, o forse è in un video prima di questo, non so, dipende quando lo carico quello lì. Perché magari. Io, se mi avete seguito, se è uscito prima oppure se uscirà dopo, ho parlato col grandissimo del livello e quindi volevo ringraziarlo. E niente, adesso vi saluto, vi guardo davanti perché se no andiamo a sbattere. Alla prossima.